Siamo con il professor Lenzi oggi per parlare di malattie rare. Ecco, professore, quali sono le principali criticità e i bisogni a cui far fronte per i malati rari? Per il malato raro c'è bisogno che il medico sia abbastanza scaltro da accorgersi della patologia rara, perché è un primo problema. Poi deve essere però abbastanza umile da potersi magari riferire al collega di riferimento, che sia quello capace di intuire, ancor meglio di lui, la diagnosi e di finalizzare con una terapia. Il medico però deve essere anche abbastanza bravo da avere un rapporto col paziente e con la famiglia per spiegare di che cosa si tratta, perché spesso e volentieri queste malattie coinvolgono un'assistenza necessaria 24 ore su 24 anche da parte dei caregiver, che poi sono quasi sempre la famiglia stessa. Per il clinico però è anche necessario che la politica anche abbia l'umiltà e la consapevolezza che questi sono pazienti che sono un paradigma per la sanità, cioè devono essere curati omogeneamente sul territorio nazionale, quindi senza distinzioni da una regione dall'altra, e che i centri di riferimento devono essere distribuiti in maniera sufficiente da poter garantire a tutti i pazienti un accesso, e che il territorio, cioè quindi i medici di medicina generale, devono essere altrettanto preparati per poter gestire la cosiddetta continuità assistenziale.